Il progetto Esprimarte è un progetto che la Regione ha selezionato in esito a un bando che era Officine della Creatività, un bando che ha scelto di coniugare cultura e politiche giovanili, investire sui giovani con dei progetti fortemente spinti sulla creatività, che fossero proprio una scossa di energia a tutto il sistema regionale di produzione culturale. Ed Esprimarte esprime bene queste caratteristiche, questo esito, questa ricerca che il bando regionale è andata a stimolare, a suscitare. È un progetto di rete che si estende su tutta l'intera regione, questo è un valore sicuramente aggiunto e importante. È un progetto fortemente sbilanciato sulla creatività nei suoi diversi aspetti, nelle sue diverse forme, dall'arte al teatro, alla fotografia, e arte e creatività declinata nell'ottica della formazione, quindi ci si accosta ai giovani per investire sulla loro formazione e quindi lasciare un'ipotesi, un patrimonio di sviluppo per l'intero territorio. Il progetto è in avvio, troviamo tutte le informazioni sul sito, ma un aspetto a me interessa, quasi senza saperlo il progetto va ad attuare una delle finalità della legge regionale che è solo in parte attuata e che è quella della banca dati degli operatori, e cioè il censimento e la promozione degli operatori culturali operanti in regione. Il progetto parte con un nucleo di questa vetrina, di questa banca dati che sarà accessibile, nota a tutti su internet, cui la regione guarda con particolare interesse, perché avere una mappatura, una consapevolezza dei vari aspetti, delle varie potenzialità presenti sul territorio resta sempre una delle finalità centrali delle politiche culturali regionali.